Solo a gennaio abbiamo 1.700 cessazioni di imprese, sono quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, ma questo era prevedibile, nel senso che il 2020 è stato un anno di resistenza, ora il 2021 sarà un anno molto complesso. E il bilancio tracciato dalla Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, un anno di distanza dall'inizio della pandemia, dati che evidenziano la necessità di far ripartire le attività, punto ribadito anche nell'arco della giunta regionale di Confartigianato Marche, durante la quale l'assessore alla sanità della regione Marche, Filippo Saltamartini, ha annunciato la possibilità da fine aprile e inizio maggio di avviare il piano vaccinale che coinvolgerà le imprese. Nel frattempo la Confartigianato sottolinea le luci e ombre del decreto sostegni, in particolare per la soglia del 30%, che si teme possa lasciar fuori le micro e piccole imprese a cui andrebbero contributi insufficienti. È ovvio che su 30 miliardi di decreto 11 sono destinati alle imprese, secondo noi serve almeno il triplo rispetto alle imprese. E poi anche il tema della valutazione sul fatturato, secondo noi forse non è proprio indicativo rispetto all'andamento delle imprese, perché magari un'impresa ha anche costi fissi e la redditività è calata moltissimo e magari arriva una diminuzione del fatturato del 25%. E fuori dal decreto sostegno. Quindi auspichiamo che ci sia nella conversione in legge delle modifiche rispetto al decreto e un'implementazione di fondi.